trovi in audio su www.radioirene.it o sulla nostra app gratuita e in video sulle pagine di Facebook e sul canale YouTube di Radio Irene. Ci baciamo tutti. Let Music Play, conduce Dani Murani. Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri. Per tornare tutti insieme a sorridere. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. Tutte le studentesse e tutti gli studenti hanno pari dignità sociale e sono uguali a scuola, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della scuola rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza delle studentesse e degli studenti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva futura partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Rispetta le differenze. Rispetta le differenze. Rispetta le differenze. Rispetta le differenze. Abbandonare un cane è un atto spregevole, crudele e degradante, e anche punibile penalmente. Chi abbandona un animale ha smarrito il valore del rispetto e della vita stessa. Il dono dell'amore dei nostri amici a quattro zampe è incondizionato. Diciamo no all'abbandono e sì all'amore. Campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali a cura di Radio Irene. Buon pomeriggio a tutti dagli studi di Radio Irene, dallo studio 1 di Radio Irene. Va ora in onda Let Music Play, il programma che vi tiene compagnia nelle vostre case, nei vostri uffici, se siete ancora lì per finire di lavorare. Siamo noi che vi teniamo compagnia. Oggi avremo due grandissimi ospiti. Salutiamo innanzitutto la Pulsart Academy e poi Academy, ecco, iniziamo subito con gli errori di inglese, guarda. No, va bene, ci stiamo quasi per caricare, ma poi soprattutto salutiamo la BMG Records che ci omaggerà in questa settimana con un po' di artisti, appunto, dove vi racconteremo, anzi vi racconteranno loro le loro storie musicali, ma soprattutto i loro capolavori musicali. Io li ho ascoltati e sono davvero belli. Io vedo già che la prima ospite è con noi. Adesso noi facciamo una cosa, mettiamo su una canzone, così noi ci prepariamo e siamo pronti con la prima intervista. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. Check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother,
soul, brother. Check it out now. Check the funk soul, brother. Right about now. Check the funk soul, brother. Check it out now. Check the funk soul, brother. Beh, il pomeriggio bello, quello di Radio Rene, quella con Live Music Play. Lo iniziamo subito alla grande con un po' di rock, ma soprattutto con gli artisti della BMG Record. Abbiamo già con noi, vediamo chi. Ciao Marilena! Ciao, ciao a tutti! Ciao, come stai? Tutto bene? Io tutto bene, tu come stai? Bene, 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 bene. Allora, io ho stalkerizzato un po' gli artisti, io chiedo scusa, però sono un tipo abbastanza preciso, eh. Ecco perché poi vedi, arrivano le belle cose, le belle interviste, ma soprattutto noi vogliamo e siamo curiosi di sapere chi è Marilena Graziano, perché ti abbiamo visto un po' sui social, sei molto seguita sui social, stai facendo cose carine, raccontaci tu un attimo, dai. Sì, allora Marilena Graziano, innanzitutto, come la vedete, è una ragazza esplosiva, è una ragazza piena esplosiva, di voglia di fare. Scusami, esplosiva e tocchi i capelli alla Caparezza, no? Dalle nostre parti. Esattamente, è una ragazza piena di voglia di fare e piena di grandi progetti. Ho iniziato questo grandissimo progetto in compagnia della Pulsard Academy e di Emiliano Boschetti e Patrizia Mottola, che mi stanno seguendo alla grande, e abbiamo in mente un sacco di nuovi progetti e un sacco di nuove cose da fare. Stiamo lavorando per i prossimi inediti, sì. E non vedo l'ora di cominciare, non vedo l'ora di spaccare tutto. Si vede che comunque anche il tempo, no? Come ti dicevo nella chiamata, siamo un po' chiusi in casa purtroppo e quindi abbiamo tante cose a cui pensare, no? Tu in questo tempo di lockdown cosa hai pensato, artisticamente o anche diciamo privatamente, se posso permettermi? Certo, allora io sono una persona che cerca sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante appunto il periodo che ci ha colpito particolarmente tutti, non mi sono mai abbattuta, ho cercato sempre nuove idee, nuove proposte, sto comunque scrivendo nuovi testi per i miei prossimi inediti che usciranno comunque a breve, anche grazie all'aiuto della BMG Records e della Pulsard Academy, e soprattutto parteciperò a una trasmissione su Mediaset che si chiama iBand. Tra ecco qualche qui. Mese Leo, poi scoprirete... Tu, hai spoilerato tu. Ho spoilerato perché dovevo, Dani. No, hai fatto bene, infatti volevo arrivare lì. Com'è? Raccontaci un po', dai, come ti è venuta in mente, oppure se hai già calcato palcoscenici in passato? Sì, vengo da un'esperienza molto bella, che è quella di The Coach, che sta andando ora in onda su 7 Gold. È stata un'esperienza fantastica che mi ha fatto crescere molto professionalmente e artisticamente. E iBand gireremo a Cinecittà innanzitutto, che è sicuramente un grandissimo palco e non vedo l'ora di proprio di metterci piede. È un'esperienza dove saremo accompagnati da delle band, io mi presento come solista, quindi sarò accompagnata comunque dalla band ufficiale del programma. E poi non posso dire tutto, perché sennò poi non c'è la sorpresa. Il popolo di Radio Rene comunque ti aiuterà, io sono molto 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 contento di questa cosa. Devi sapere che siamo una piccola famiglia, ma con tantissimi, tantissimi radioascoltatori che in questo momento ti stanno sia ascoltando che vedendo, ecco, perché ho voluto creare questa cosa così. Raccontaci un po', come nasce secondo te una tua canzone, se ci metti del tuo, nel senso se sei un po' più, come posso dire, romantica, se hai una vena rock, raccontaci un po', dai, siamo curiosi. Allora, la mia vena romantica, cioè ti dico, la mia vena romantica è sporcata un po' dalla mia vena rock. Infatti a tal punto uno dei miei più grandi sogni è quello di partecipare a Sanremo Rock, e vorrei tanto fare i casting e partecipare. Adesso ti dirò una cosa bella, vai. Vai, no, dimmi la cosa bella. Allora, sono curiosa io, Devi sapere che Radio Rene con il nostro direttore Nanni Show, in arte Nanni Show, il suo vero nome è Nando Pagliara, è stata radio e ancora tuttora la radio ufficiale del Sanremo Rock. Siamo stati per 4 anni a Sanremo. Guarda, un giorno ti metterò in contatto con Nando perché ti potrebbe raccontare proprio sia dal backstage sia nel front stage tantissime cose belle, ti posso garantire che è davvero 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 molto bella, anche per l'aria che si respira, non solo dell'aria diciamo
competitiva, ecco, diciamo così, sì. Ma proprio del clima, dell'amicizia, delle band, è un'esperienza da fare. Ovviamente noi salutiamo, io prendo la palla al balzo per salutare tutta la macchina organizzatrice del Sanremo Rock, Leo Giunta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io posso consigliarti questo, poi magari ti metti in contatto col nostro direttore, dai, ti mettiamo un passaparola di mezzo. Noi siamo... Sì, ho avuto modo di sbirciare, di seguire lo scorso anno e veramente mi ha colpito proprio l'aria che si percepiva, no? Anche dall'esterno, pur non sì. vivendolo, quindi proprio per questo che mi piacerebbe molto partecipare. Bene, bene, bene. Stai presentando l'ultimo tuo lavoro? Sì, Fiore Appassito, uscito il 30 settembre, quindi abbastanza parlo, fresco. Allora, Fiore Appassito, diciamo che si porta dietro un po' quegli amori estivi che diciamo che ci siamo portati dietro un po' tutti, no? Chi di noi ha avuto, chi di noi non ha avuto un amore estivo che poi si è portato dietro, ha vissuto con un po' di malinconia anche in autunno e in inverno, no? Penso che anche tu avrai avuto un'esperienza simile. Tutti, dai, tipo, possiamo tutti. Dire, sì, dai. E però quindi rimangono lì, cioè sono, come dici tu, sono amori estivi che nascono e muoiono, no? In una piccola frazione sì. di tempo, che però poi magari ti accompagnano per il resto della vita. Certo, e quindi come non racchiudere tutta questa emozione in una canzone? Ecco, e quindi hai scritto tu proprio il testo? Allora, il testo viene da un'idea di un mio amico che io ho sposato sì. alla grande, questa idea. E diciamo poi abbiamo rielaborato e abbiamo girato il videoclip, insomma è nata una cosa molto carina, è un brano a cui tengo poi particolarmente perché ho sperimentato un po' un genere nuovo, un genere che comunque non avevo mai toccato. Beh, di solito il tuo genere preferito oppure Marilena, che musica ascolta? Allora, io vengo da Varginis. Tocchiamo okay. Sì, perché io sono un po' un mix, ok? Sì, devi sapere sì. che ho un'origine africana e un'origine italiana. La parte africana è quella di mia madre, mentre quella italiana è quella di mio padre, che comunque lui è napoletano, quindi anche lui sangue caliente, siamo proprio una vena esplosiva, insomma. Però adesso in tutto questo vivi a... Bergamo. Ecco, dice, hai fatto un esploit di proprio. Ho toccato tutto. Va bene così. E quindi mi raccontavi? E quindi ti raccontavo che sono stata sempre influenzata da vari generi, quindi dalla musica napoletana alla musica soul, alla musica cantautorale italiana, e quindi questo mio essere influenzata da vari generi ha colpito anche la mia parte artistica musicale. Cerco sempre di sperimentare e di cercare di arrivare agli altri e regalando quello che è il mio mondo. Vedi? Vedi? Che alla fine è quello che adesso, diciamo, tra virgolette, va di moda, no? Il contaminare un po' i vari generi e poi è appunto la contaminazione è quello che rende unico un artista, secondo me. Cosa ne pensi? Sì, sono d'accordissimo con te, anche perché non siamo tutti uguali, fortunatamente ognuno di noi artisti, cioè, ha un qualcosa da dare e io cerco di dare il mio mondo anche attraverso quelle che sono le mie origini, che mi porto dietro strette. Bene, 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 bene. Allora facciamo una cosa, visto che siamo un po' curiosi, ti stanno salutando un po' di persone, tra cui Francesco del Papato, sarò un segno del destino? Lei vuole partecipare, voi siete radio ufficiale, puntini puntini, riferito al Sanremo Rock, poi Serena, Giuliano, Nubello Mix sei, ci scrive così, proprio penso sia, non so se è Salentina o una roba del genere. Nubello Campana. Mix, è un mix di lei. Facciamo una cosa, se per te va bene. Noi adesso ci ascoltiamo e ci vediamo la tua canzone, okay, il tuo certo. ultimo lavoro, il lavoro, e poi la commentiamo insieme, se hai piacere, va bene? Assolutamente sì. La vuoi annunciare tu? Ok, teleascoltatori, ecco a voi Fiore Appassito di Marilena. Grazie. Sono caduto mille volte ma non ho imparato, anche rialzandomi, che l'amore non va regalato. Se poi guardassi in me ti accorgeresti anche tu quanto ancora posso darti. Non
si gioca con le responsabilità. Se ti rendi conto che non c'è finita, allora lasciami al mio posto. Nonostante le mille difficoltà, nonostante un periodo proprio che non va, io giuro non ti ho mai rimosso. Sono solo per te i baci che destino ogni giorno. Sono solo per te le emozioni che riservo ogni giorno. Ma tu mi lasci, mi prendi, mi odi, ma dove è finito il cuore di noi due? Abbiamo ancora un conto in sospeso, non abbiamo chiarito i conti io e te. Non è rimasto che un fiore appassito in un giorno d'estate, l'amore di noi due. Ma tu mi lasci, mi prendi, mi odi, mi prendi, mi odi. È questione di secondi ormai, il tempo cancellerà noi, come tutto del resto. Dimmi ciò che non hai detto mai, anche se il tempo ne ha avuto, meglio tardi che mai. Ma per una volta usa il tuo cuore per concederci passione che di fatto è andata a perdersi. Anche compiendo qualche errore si giunge a una conclusione che non per forza è errata. Ma sono solo per te i baci che destino ogni giorno. Sono solo per te le emozioni che riservo ogni giorno. Solo per te. Ma tu mi lasci, mi prendi, mi odi, ma dove è finito il cuore di noi due? Abbiamo ancora un conto in sospeso, non abbiamo chiarito i conti io e te. Non è rimasto che un fiore appassito in un giorno d'estate, l'amore di noi due. Ma tu mi lasci, mi prendi, mi odi, mi prendi, mi odi. Qui la nostra Marilena, bellissimo. Oh, il video mi piace davvero tanto, devo dirti la verità. Grazie. Si vede che è in una maniera molto semplice, però da effetto, appunto l'estate, il mare, uno che si prende una batosta d'amore e poi va e arriva a mare a correre o a cantare, cioè è fatto davvero bene, no? Chi ha scelto era questo? Proprio sì, dimmi, come dimmi. Scusami? Chi ha scelto la fotografia? Chi ha scelto il la situazione videomaker, insomma? Allora sì, il mare era il mio più grande desiderio, anche perché poi è quello che mi ricordava maggiormente un amore estivo passato. Cioè io li ho sempre vissuti in un contesto marittimo. Ah, ecco. E quindi volevo ricordare proprio questo. Bene, 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 bene. Guarda, il brano è fresco, devo dirti la verità, è molto estivo, scusami se mi permetto di fare questa critica. Ma è una mia proprio personale, no? Però davvero davvero mi piace perché è molto radiofonico. Poi io con Emiliano mi sono anche confrontato, ti dico la verità, perché comunque ci teniamo a mettere musica bella, musica giusta, e quindi secondo me abbiamo iniziato proprio alla grande questo lunedì, perché comunque ti mette allegria questo brano, non so perché. Grazie. Anche se parla, no, di, anche se parla di, capito, di situazioni brutte amorose che capitano in quelle dell'estate, però devo dirti la verità, rimane. Vedi il motivetto, nanni, nanni, nanni. Sì, oh. Allora la situazione è brutta perché è un amore passato, però gli amori passati sono quelli che ci insegnano comunque qualcosa e sono quelli che dobbiamo sempre ricordare con un sorriso. Ed è giusto, hai detto belle cose. Allora ti dicono, ti salutano davvero in tanti, io te li metto qua. Grazie. Su, vedi. Ok, ora li vedo, sì. Li puoi salutare anche tu. Ciao, ciao Maria Grazia, Michele e Greta Coccia, ciao.
Ecco, poi c'è Maxi Annoli che è un nostro ascoltatore e quindi ti fa i complimenti. Poi io adesso non li conosco bene, magari saranno i tuoi amici che ti seguono, c'è qualche fan appunto. Poi c'è tuo zio, ecco. Tuo zio, adesso ti mando un papiro, guarda. Wow, guarda Dani, mio zio, zio californiano dalla California. Abita in California, vedi, quindi mi sta seguendo da lì. Le grandi potenze di Facebook che ci permettono questo. Davvero tanto piacere. Va bene, poi magari te lo leggerai privatamente perché forse sono cose belle che ha scritto per te. Noi lo salutiamo perché fa piacere che ci ascolti dalla California, indubbiamente. Senti Marilena, noi davvero ti ringraziamo di cuore e quindi facciamo un in bocca al lupo, non so se fartelo o no, per il tuo prossimo concorso che ricordiamo sarà quello di iBand. iBand sulla 5 media. Irene, tutto il popolo di Radio Irene sarà concentrato su di voi perché non ci sarai solo tu, ci saranno anche altri artisti e noi faremo il tifo, diciamo, per la Pulsart e per la BMG Record, ok? Così ci laviamo le mani, ok? Grazie davvero, mi ha fatto davvero piacere essere qui con voi, sono davvero contenta. Quando, quando tiri fuori qualche altro disco, chiamaci che lo promuoviamo tranquillamente, va bene? Assolutamente, grazie davvero dell'ospitalità. Grazie, ciao, alla prossima, ciao Marilena. Ciao, alla prossima. Ciao. Bene, noi andiamo avanti ragazzi con la musica di Radio Rene, quella giusta, quella bella, perché dopo continuano gli ospiti, eh? And it's all so hard.
24 hours a day, 7 days a week, on my favorite station. I was creeping up and down, all around from town to town, meeting people of every kind. Some were good and some were bad, some were happy, others sad. Never know who you will find. I never met people like my friends from Wonderland. People from the Ibiza, diceva Sandy Merton un po' di tempo fa, dopo che abbiamo ascoltato la grandissima Marilena Graziano, che ci ha omaggiato col suo ultimo disco. Bel lavoro, e gli auguriamo tanti, davvero tanto in bocca al lupo, perché è davvero una bravissima, una bellissima voce, devo dire così. Ma di belle voci ne arrivano dalla Calabria, si dice così, dalla Calabria con Froure. Si dice così, vero Francesco? Finalmente l'abbiamo fatta. Ciao Francesco! Ci senti Francesco? Ecco, è andato via, è scomparso Francesco. No, no, beh, aveva qualche problemina tecnico, ma adesso risolverà a breve, perché ha capito un po' come funziona il mondo dello streaming, ok. Grande artista che sta arrivando, sempre della Pulsat Academy, e la salutiamo, salutiamo davvero tanto, salutiamo Emiliano, che ci ha omaggiato di questi grandissimi artisti, ma soprattutto anche la BMG Record, ok, che sforna, ecco qui, artisti di questo calibro, ragazzi. Adesso quest'altro ragazzo che arriverà ha fatto un bel lavoro, io vi preannuncio solo questo. Voi sapete che Radio Irene lavora con gli emergenti, lavora con la musica, fa conoscere, ecco, non è che butta gente così in mezzo. Vediamo se ci risponde Francesco. Francesco, ci sei? Non ti sento. Io ti sento invece, io ti sento anche bene, ti sento. Metti la cuffietta, metti la cuffietta, metti la cuffietta, metti la cuffietta. Io ti sento. Fa conoscere, ecco. Ecco, vedi che mi senti? Vediamo se ci risponde Francesco. Francesco, ci sei? Non ti sento. Allora, facciamo una cosa. Io non sento te adesso. Vabbè, dobbiamo risolvere questa questione, purtroppo. Perché tu mi senti Francesco? Prova a mettere le cuffiette un attimo, mi senti? Ma non sento io te adesso, aspetta un attimo, aspetta, vediamo, hai il microfono disattivato, guarda, devi riattivare il microfono. Ok, adesso ce la facciamo. Stavo dicendo, noi di Radio Irene che curiamo gli artisti emergenti con il nostro direttore Nanni Show, con il suo The Best, appunto ogni venerdì dalle ore 20 potrete ascoltare ancora altri ragazzi che vengono qui
tra virgolette, vengono qui a esporre la loro musica e raccontare i loro brani, i loro ultimi successi. Come sarà per fare Francesco? Vediamo se ci riusciamo, perché io sono fiducioso che prima o poi ci riusciremo, perché il disco di Francesco, anche lui, anche questo disco parla di amore, è un disco che parla di un unico amore, infatti si chiama Unico Amore. Videoclip molto bello, devo dire la verità, vediamo un attimo se riusciamo. Intanto vi metto un po' di musica e torniamo subito. Vi avevo detto che prima o poi ce la facevamo con Francesco, vero Franci? A noi dispiace non poterti guardare. Dispiace tantissimo anche a me. E infatti, perché mi stavo preparando tutta roba di Andoglia, tutta roba di Calabrese, no? Ma era un piacere, mi sono sistemato, mi sono vestito bene, mi sono preparato. Ho visto, avevi tirato fuori, non so da dove. Ho bagnato i capelli, mi sono messo un giubbottino di pelle. Neanche Barbara D'Urso, direi io, neanche Barbara D'Urso smonta tutto questo casino. E poi niente. Noi siamo con un grande artista, posso permettermi di chiamarti grande perché hai registrato, partiamo proprio dalle cose fresche, hai registrato un videoclip da paura, ok? Davvero, sì, ma non sì. Da paura perché è brutto, davvero fatto bene, fatto coi cc, dico io, per non dire le parolacce, esatto. Ok? Ma noi siamo curiosi di conoscere Francesco, raccontaci un po' di te. Certo, niente, Francesco è un ragazzo di quasi 20 anni che fa di tutto per raggiungere il suo sogno, che è quello di vivere di musica, di fare musica. Lo fa grazie a dei professionisti con la P maiuscola che lo stanno aiutando, e ringrazio per primi la Pulsart Company e BMG Records. E lo fa lottando, lo fa facendo molti sacrifici, però ci siamo. Senti, come nasce la tua passione per la musica? Raccontaci un po', siamo un po' curiosi, non dire di Irene, siamo un po' femminucce, vai. Nasce in maniera molto, molto naturale, a 9 anni ho iniziato lezioni di chitarra, poi da lì, imparando diciamo i primi accordi e le prime canzoni, poi ho detto, ma se la canto questa qui, come la vediamo? E poi da lì, diciamo, è partito tutto. E certo, ti ricordi? Raccontata così sembra una storiella, però... Eh sì, tipo Biancaneve, sintesi. È andata nel bosco, vabbè, ho fatto un po' così, remake bruttissimo, esatto. Okay, bruttissimo, esatto. brutta. Senti un po', esatto. Franci, come nasce la tua passione per la musica d'amore? Perché questo testo parla d'amore alla fine, oppure sei più con una vena rock? No, io metto il giubbottino di pelle, però sono un romanticone. Ma che bellino, ma che bellino che sei! Ma che bellino non sono, che sei! Non sono rock. Guardi, io penso che un artista, un cantautore, debba scrivere quello che vive, sì. A prescindere che sia amore, o qualsiasi altra roba.
Io parlo d'amore perché secondo me è la cosa più bella, quindi è il sentimento quindi, più bello che un essere umano possa esatto. vivere, in effetti. Poi nessuno scampa all'amore, o prima o dopo. Quindi... Ci rimani sotto chiunque, insomma, come vuoi dire. Stai dicendo questo, ed è vero. Esatto, ma è verissimo, cioè, ma da anche un 14enne nella sua... come dire, spensieratezza rimane sotto. Certo. Bisogna sempre dare un valore al sentimento, qualsiasi età si abbia. Certo. Quindi stai dicendo che le tue canzoni le scrivi tu? Sì, okay. Le scrivo io, però questo testo non l'ho scritto io, il testo di Unico Amore l'ha scritto un bravissimo autore che io ho scelto, questo brano è stato scritto per me, okay. Questo brano è quello che io sentivo dentro, okay. Quindi rispecchia me, altrimenti non l'avrei cantato. In effetti, cioè, alla fine è come un vestito, no? Ti deve star bene dentro, esatto, perché sennò poi fai una cosa che magari non rispecchia te stesso, alla fine esatto, è controproducente. Esatto. No, perché la verità vince sempre. Esatto. Sì, io poi avevo un'altra domanda da farti, poi ci ascoltiamo e ci guardiamo il videoclip, così poi lo commentiamo. Sì. Questo brano, da chi è stato arrangiato? Sì, è stato prodotto da Davide Maggioni, che ringrazio, e niente, è distribuito da Pulse Up Company e BMG Records. E certo che salutiamo Emiliano e Company, assolutamente insomma. Salutiamo assolutamente. Anche perché è grazie a loro che io ho i vostri contatti, insomma, perché altrimenti... Cioè, ecco. Sì. Senti, se sono qui. Un'ultima curiosità, poi davvero ci andiamo ad ascoltare il tuo brano perché davvero merita. Hai calcato palcoscenici, hai avuto esperienze in TV, come magari anche no, gli altri tuoi colleghi? Te la riformulo la domanda, sì, te la faccio sì. un po' più bastardo, ok? Okay, sei pro o contro i talent? Qui hai fatto la domanda da un milione di euro. Non, ovvio che a un ragazzo come me farebbe tantissimo piacere partecipare ad un talent. La pensavo così fino a poco tempo fa. Adesso ti dico... È vero? Non lo so. Sì. Va bene, sì. Dai, è arrivato il grande momento che finalmente aspettavamo e aspettavi anche tu e anche il popolo di Radio Arena, perché in questi giorni l'abbiamo pubblicizzato abbastanza, devo dire, no? Okay. Io do l'onore sì. a te di annunciare il tuo brano. Guarda, ascolta, il mio sogno è sentirlo annunciato. Da un grande speaker, magari no. No, bisogna partire, quindi io, guarda, ti cedo il posto e per me sentirlo annunciato è da brividi. Va bene, dai, allora l'annuncio io. Okay. Alle 18:39 di questo lunedì 7/12/2020, ok, ci ascoltiamo l'ultimo disco di Francesco Scandinavo, Unico Amore. Come stai? Dove sei? Vai sempre a letto tardi. Franci. Io non faccio più le ore piccole, così provo a sognarti. A parte qualche stupido rancore, preme dure il tempo di una sigaretta. Tutto passa in fretta, adesso che sono cresciuto, un po' cambiato, forse anche incattivito. E ho capito che in fondo posso fare quello che voglio. Fare tutto il contrario di tutto, annullarmi o sfogarmi di brutto. Ma il mio amore rimani tu, che sei una partita sospesa, dentro al cuore ci sei sempre tu, che ogni volta mi riporti a casa. Quando viaggio e non so più chi sono, mi ricordi che dentro di un uomo vive un unico amore. Un unico amore. Come stai? Dove sei? Mi andava di chiamarti. Anche se di questi tempi, sai, non riesco mai a fermarmi.
stazioni metropolitane un po' affollate, un ubriaco parla con un cane. Respiro con la faccia contro il vetro sporco in questo infinito viaggio di ritorno. Comunque vada, ognuno per la propria strada. Ma il mio amore rimani tu, che sei una partita sospesa. Dentro il cuore ci sei sempre tu, che ogni volta mi riporti a casa. Quando viaggio non so più chi sono, mi ricordi che dentro ad un uomo vive un unico amore. Un unico amore. E ho capito che in fondo posso fare quello che voglio. Cancellare tutti i tuoi messaggi, scomparire dentro mille abbracci. Ma il mio amore rimani tu, che sei una partita sospesa. Dentro il cuore ci sei sempre tu, che ogni volta mi riporti a casa. Quando viaggio non so più chi sono, mi ricordi che dentro ad un uomo vive un unico amore. Un unico amore. Il mio unico amore. Unico amore, diceva Francesco. Com'è questa storia dell'unico amore, Francesco? È una bella storia, no? Ah, è una bella storia, no? Ci siamo fatti una chiacchierata io e Francesco prima durante il videoclip, perché ormai Francesco l'avrà visto non so quanti milioni di volte. Io anche, perché comunque in post produzione dobbiamo guardare, dobbiamo un po' raccontare, no? Dobbiamo anche documentarci un po' di quello che sarà poi l'artista, no? Quindi io ho fatto ancora i complimenti in disparte, privatamente. La cosa curiosa è appunto che, come dicevi tu, è registrato in due giorni, no? Sì, sono stati due giorni di set. E già io colgo ancora l'occasione per ringraziare. Questo video è stato diretto da Marco Rossini e Filippo Conta. Sì. Direttore artistico Patrizia Mottola. Cioè, per me è il massimo. Patrizia, oltre ad essere direttore artistico di questo video, mi ha curato minimamente in ogni cosa. Bene. E poi il lavoro è uscito fuori. È uscito un bel lavoro, come dicevo io all'inizio. Sì. È uscito un bellissimo lavoro. Va bene. Sì. Senti, Francesco, progetti futuri? Progetti futuri, continuare a migliorarmi, continuare ad evolvermi, a scrivere soprattutto, e niente, poi chi vivrà vedrà. Madonna mia, sei proprio uno che, secondo me sei un artista che vive un po' la giornata, possiamo dire così, o pensi già qualcosa, no. O chi vuole essere, no. Aspetta, te la rifaccio la Marzullo, sì. Se vuoi, va bene, che forse sì. Da un po' di più, chi vuole essere Francesco da grande? Esatto, Vedi? Alla Marzullo, te l'ho detto. Sì. Francesco da grande vuole vivere di musica, vuole fare solo questo. Ho 19 anni, non ho un piano B. A chi mi chiede devi pensare a un piano B, io dico non è il momento per farlo, è il momento solo per fare di tutto per raggiungere questo obiettivo, è il momento di lavorare. Anche perché hai 20 anni, Francesco, hai una vita davanti, quindi assolutamente, te ne dice uno che magari può sembrare che è coetaneo tuo, ma è molto più grande, tranquillo. Assolutamente, quindi, sì, facendo sacrifici si ottiene, esatto, tutto. Io questo è il messaggio che... Quello che posso dirti io è che noi sentiamo tantissimi emergenti, però non è una paraculata, scusami se mi permetto, però sì. Le qualità che hai tu davvero sia... fisica, che sei un bel ragazzo, hai una bellissima voce, puoi solo spingere l'acceleratore, secondo me, e avrai tanti successi. Spero che come abbia annunciato io la canzone sarà non lo so, assolutamente. Mi è salito il brividino, cioè in tutto il corpo, quindi io ti ringrazio e non lo dimenticherò mai, perché la prima volta non si dimentica mai. Ed è vero, bravo. Quindi assolutamente sì. Va bene, Francesco, noi di Radio Rene ha fatto davvero moltissimo piacere aver
conosciuto te come persona e te come artista, aver guardato il tuo video e aver ascoltato la tua canzone. Quando tiri fuori qualcos'altro, noi siamo pronti a trasmetterlo. Molto, va bene? molto presto. Okay. Va bene, un abbraccio, Francesco. Un saluto a te, Dani, e a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ciao, stai bene, Franci. Ciao. Grazie. Ciao. Bene, bene, abbiamo ascoltato Francesco Scandinavo, grandissimo artista, e gli auguriamo davvero il bene di quello che si voglia, poi è un artista. Rimanete con noi perché poi ci salutiamo. I was there to witness Candice is in a business. She wants the boys to notice her rainbows and her bonus. She was educated but could not count to ten. Now she got lots of different horses by lots of different men. And I say liberation, sons and daughters. The bush is hot, but in the hole there's water. You can get some when they're given. Nothing sacred, but it's a living. Hey, go! Here she go, either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, cause she thinks she's made of candy. Hey, ho, here she go, either a little too loud or a little too close. Got a hurricane in the back of her throat, she thinks she's made of candy. Ebbene, bene, siamo arrivati addirittura d'arrivo, l'ho detto tre volte, vabbè, comunque va bene così, ragazzi. Abbiamo presentato due grandissimi ragazzi a cui auguriamo davvero tanto proseguo in questo brutto momento, che però, come hanno detto anche loro, c'è sempre da lavorare, c'è sempre da migliorarsi, quindi magari questo può essere anche d'aiuto a loro a migliorare, a riguardare un po' quello che magari secondo loro non va bene. Secondo me va tutto bene. Un saluto grandioso lo facciamo ad Emiliano di BMG Record e a tutta la Pulse Art Academy. Poi salutiamo gli ospiti di oggi, che sono stati Francesco Scandinavo e Marilena Graziano. L'appuntamento è con domani con altri artisti che non vi preannuncio niente, però poi voi guardate la pagina di Radio Irene e ci saranno tante novità, va bene? Vi lasciamo con la programmazione di Radio Irene. A presto, ciao belli, ciao!